C'è l'avvocato Fassola. Si accomodi, chi deve annunciare? No, non stia nulla, vengo già io direttamente. Scusi, ma io ho disposizione. Vedi, sono già arrivato. Hanno paura, Augusto, che la gente entra di colpo e ti scopra che stai combinando pasticci. Paolo, siediti. No, nessuna fabbrica di monete false qui dentro. Beh, dimmi allora. Beh, ecco, io t'avrei lasciato ancora in pace. Sì, dico ancora in pace perché più il tempo passa, più ci si accorge del vuoto che la morte di tua madre ha lasciato in tutti noi. E se lo ha lasciato in noi, figuriamoci in voi, in te. Lascia che ti veda, Augusto. Stai diventando di una bruttezza incredibile. Hai dei toni terrei. È triste. Ogni volta che vieni qui io devo rinunciare al piacere di una tua gradevolissima conversazione per parlarti d'affari. Ah, già. Beh, che c'è? M'hai mandato Tullio? È che Marco ha scritto. Ah, che vuole Marco? È vissuto per tanto tempo nella nebbia? Nella nebbia, sì, ammettiamolo pure lui, ma nella nebbia un po' anche voi, eh? E che ti dice Marco? Non una, due lettere. Sì, una durante la malattia e una dopo la morte di vostra madre. Io non riesco a immaginare da chi sia stato informato, ma fatto sta che fa precise allusioni a questioni di spartizione di beni. Augusto, non renditi ridicolo. Marco non se lo sogna nemmeno di pensare all'eredità. Ma io ti mostro le lettere, leggi. No, le lettere non desidero vederle. Capisci, vedrei la scrittura di Marco per la prima volta dopo 20 anni. E cosa posso dirti? Questo nel tuo studio non mi sembra l'atmosfera giusta per un avvenimento del genere. Siete tutti degli incoscienti. Non ti seguo. Non capisco il tuo modo di ragionare. Io non vedo come tu possa essere in grado di conoscere il mio pensiero su Marco. Può darsi benissimo che ci siano dei fatti nuovi che io non conosco. Sai che più ti considero Augusto e anche tuo fratello Ermete, del resto, per quel che lo conosco, e più mi sembrate completamente folli. E ci pensavo sere fa, prima di dormire. Devo averne parlato anche con Vittoria. Ma cosa fate a questo mondo? Cosa volete? Comunque, le lettere di Marco mi hanno costretto a fare il punto, sì, il punto economico, patrimoniale, sulla vostra situazione. Si chiamala come ti pare, io dico vostra situazione, che tu ti sei sempre rifiutato di analizzare. Ora invece devi, perché vedi, va bene l'arte, la pittura, noi ti ammiriamo tutti, Paolo, ma te lo dico in due parole, siete in rovina. Questa è la vostra situazione. Ecco, ho qui dei sigari ottimi. Quanto c'è rimasto di denaro liquido? Quanto, eh? Te lo dico subito. Ugo, puoi venire un momento da me, ho qui Paolo Partibozzi. Grazie. Ugo ha tutti i conti. Salve Paolo, come stai? Quante belle cose alla tua ultima mostra. Grazie Ugo, il male è che hanno venduto molto poco. Che Ugo, Paolo è qui per conoscere i particolari della sua situazione. Puoi fargli cifre precise? Beh, cifre. Sì, sì. Avevate case? Quella dove viveva la tua povera mamma? Beh, quella è venduta da un pezzo. Glielo stavo dicendo. Vedi, con la morte di tua madre, che si era riservata il diritto di abitazione vita natural durante, i creditori, capirai. Vediamo poi, le terre di Concordia. Beh, le terre di Concordia sono state vendute un boccone alla volta, come sai. L'ultima è stata venduta 4 anni fa, mi pare. La proprietà di Corniano. Questa è piena di ipoteche, lo so anch'io. Odo mi diceva appunto. Ah, Odo, come sta? A proposito, sono decenni. Quanto a ipoteche, la proprietà di Corniano è uno scherzo in confronto alla tua casa qui a Venezia. E quanto al liquido, visto che chiedevi. Ah, beh, liquido, niente. Sono più di 10 anni che vivete sul capitale, sulle ipoteche. 10 anni sono lunghi. Va bene. Allora, facciamo il salto finale e vendiamo la casa di Venezia con tutto quello che c'è dentro. C'è roba inestimabile, lo sai. Ma Paolo, ma cosa dici? Vuoi vendere la tua casa di Venezia? Ma no, ma piuttosto che vendiate la casa di Venezia con tutto quello che c'è dentro, ecco, vi aiuto io, di tasca mia. No, Paolo, non puoi.
Ma col ricavato della casa e con tutto, io penso ci potrei vivere, no? E poi ormai abbiamo bisogno di poco. E poi, finalmente vorrei poter dipingere in pace per 2 o 3 anni. Solo che adesso mi farebbe comodo un po' di denaro liquido. Va bene, ma questo si può vedere, si può studiare. Quanto di liquido? Ah, ecco, forse vuoi aiutare un po' tuo fratello Marco, eh? Sì, so che si trova in difficoltà per tirare avanti. E poi adesso sua figlia è andata a stare con lui. Sua figlia? Su, Paolo, non dirmi che non sai di Emanuela. Poi, siccome il tempo vola, avrà poco meno della tua Elena, eh? Beh, figlia illegittima, madre scomparsa, capirai. A dirtelo francamente, tu lo credo o no, io ne so poco di tutta quella storia. Beh, occupatevi voi allora di questa faccenda della vendita, va bene? E curate le cose nei dettagli. Caro Augusto, curati anche tu. Sono pazzi. È da molto che mia figlia è qui? Sentito, che spavento! Perché non continui? È molto difficile. Mi fai preparare un buon caffè? Vado io a dire all'Antonietta che te lo faccia. Non mi dici niente del ritratto? Non ti pare che gli ho trovato la giusta luce? Sei contento? Ah, sì, sono contento. Non mi era sembrato che tu lo notassi. Ma quello è un quadro che lo vedrei anche se mi stesse dietro le spalle. È il tuo più bello della mamma. Anzi, direi che è il tuo più bel pezzo di pittura. Ma no. Come no, scusa? E poi la posizione, la luce. Sei contento? Nessun quadro mio ha mai avuto una posizione migliore. A proposito, Silvia, prima di venire qui da te, sono passato da Fassola. Ma dimmi un po'. Abbiamo mai saputo niente noi di una figlia di Marco? Ben inteso, Augusto Fassola non capisce niente. Comunque pare che adesso Marco questa figlia l'abbia con sé. Dovrebbe avere presso poco l'età di Elena. Che aspetto avrà, mi chiedevo, per strada venendo qui? Cercavo di immaginarmela. Non mi meraviglierei che fosse una bellezza. Pittore, sempre pittore. Ma perché? Ecco il caffè, papà. Oh, brava. C'è dell'altro. Augusto Fassola si è messo a parlare della nostra situazione. Non abbiamo più un centesimo. Ottimo questo caffè, cara. Oh, naturalmente tu lo conosci, Fassola. Ho fatto cascare le cose molto dall'alto. Ha chiamato il buon Ugo, Ugo Leoni, perché mi dicesse le cifre. Ma, insomma, è chiaro che non abbiamo più un centesimo. Ecco. E allora io gli ho detto che vendesse la nostra casa qui a Venezia. Ma sì, venderemo tutto. Cose di valore ce ne sono tante. E anche tu, Ersilia, hai qualcosetta di tuo, no? Oh, ho capito, Paolo. Hai proprio deciso di farmi morire. Tua madre e io andremo a stare a Corniano. Ma la cosa mi preoccupa un po', perché anche lì ci sono i Fassola. Oh, è incredibile, sembra una fatalità. Dovunque vai, saltano sempre fuori i Fassola. E i Fassola si trovano sempre di fronte a un partibò. Immagino che quando dici vendere, intendi anche i piatti antichi, l'argenteria, tutto, vero? Certo. Un'altra ragione per cui non sono mai andato a Corniano è che sono convinto che aprano la posta.
Sì, perché in un paese così piccolo le ragazze che sono impiegate all'ufficio postale non hanno nient'altro da fare che leggere le lettere della gente. Ma non è mica vero. È sempre stata una tua fissazione. Tra l'altro sono anche analfabete. Mm. All'asta, all'asta. Si vende, si liquida. Ecco Paolo, perché non lo stacchi e non corri subito a venderlo, eh? Perché? 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 Elena, lo sai qual è la verità? No, non so qual è la verità, zia Ersilia. La verità è che tuo padre è un bastardo egoista. Paolo, per la prima volta da che siamo nati mi fai completamente spavento. Pensa ai nostri morti. Ne siamo qualcuno in questa città e nel mondo. Devo assolutamente riuscire a scuoterti. Capiscilo, sei un incosciente. Sei un pazzo. Come mai? Com'è possibile? Niente, ero qui giù. Mia zia abita giù, lo sapevi, Ruggero? Non la vedo mai. Sono sicura che lei sa tutto di te. La zia Ersilia sa tutto sul suo vicinato e su quel genere di cose. Davvero? Ma entra. C'è quasi niente di mobile. Alessandra è ancora in montagna. Ecco, qui sarà un piccolo salotto. Piccolo, vedi? Alessandra, salotto. Ma i vostri mobili, vecchi mobili di casa tua? Poi il babbo tiene tutto nella vecchia casa. E noi abbiamo preso queste cose nuove. Sai perché ti chiedo? Perché il tuo babbo tiene tutto. Noi invece vendiamo. Cioè? Vendiamo tutto. Casa e mobili. Siamo rovinati. E andiamo a star via da Venezia, a Corniano. Probabilmente saremo nella più stretta delle economie, per non dire la più squallida delle miserie. Dilapidato tutto. I party boy, gente senza criterio, senza visione. Andremo a Corniano. Te lo ricorderai Corniano, no? Sei venuto a trovarci un'estate quando eravamo bambini. Te lo ricordi, no? La torre con l'orologio, la collina verde dietro, il quadrante azzurro con i numeri d'oro. Elena, ma perché mi dici tutto questo? Che significa? Significa, immagino, che abbiamo giocato carte sbagliate. O forse non avevamo carte per niente. Non ci è mai interessato di giocare, forse. Elena, ma perché sei venuta qui? Non lo so. Non ne ho la più pallida idea. Ben inteso, credevo che il campanello non funzionasse. Ma sarà poi vero. Chissà cosa credevo. Io forse sposerò Enrico Fassola, sai? Davvero? L'ho sempre pensato. Sono felice per te. Ruggero, sempre pensato. Ruggero. Sei anche più bella di una volta adesso. Eri una bimba splendida. Ma ora sei una donna. Sei anche più bella.
Siamo stati malvagi, vero? Ti abbiamo fatto patire, vero? Vero, Ruggero? Malvagi, dillo. Poco fa, quando t'ho vista sulle scale, mi è parso tremendo. Ecco, ho pensato, viene qui a perseguitarmi. Come se tu non avessi avuto tutto. Non avessi vinto abbastanza. Io? Ma cosa ho vinto io? Ma dimmi, Ruggero, cosa ho mai vinto io? Vorrei che ci fosse qualcosa che potessi fare per te. Non sai quanto lo vorrei. Quanto ho sempre voluto. Tante volte in questi anni ho pensato a te, sai. A noi due. Da tempo non ero così felice come adesso di vederti. Pensa che sono qui proprio per caso. Dovevo sbrigare certe faccende militari qui a Venezia. Sarei dovuto restare in montagna con Alessandro. Che cosa immagini che ti succederà quando viene la guerra? Non lo so. Senti, puoi rimanere qui ancora un po'. Ti faccio un tè se vuoi, ti do del vin dolce. Sì, posso stare. Anzi, volevo chiederti, se vuoi resto un po' con te. Posso restare se vuoi. Posso restare la notte con te. Tutti questi anni devi aver fatto di queste cose altre volte. Resto quanto vuoi. Tutta la notte. Ma non uccidermi. Caro, ti dispiacerebbe mettere nella valigia quel tailleur che sta sul letto? Ho trovato che sul montagna fa molto meno freddo di quel che credevo. Ah, insomma, delle tue faccende militari cosa sapevo? Ah, niente di sicuro. Sì, ci sono stati dei richiami alle armi, sai com'è. Ma che fai? Guarda Venezia. Caro, vedessi com'è bella Venezia con questa luce. Che bellino. Hai ragione a metterla qui. Devo dire che questa fotografia di te bambino l'ho sempre trovata anch'io la più graziosa di tutte. Chi te l'ha fatta? Amici miei di quel periodo. Ah, i famosi Partibon. Elena Partibon era nella stessa scuola mia, ma poi è scomparsa. Nessuno l'ha più vista. Da piccola pare avesse non so cosa di male al cuore. Faceva impazzire gli altri bambini perché voleva che fossero tutti malati come lei. Piuttosto bella, ma un po' strana, no? Anche come viso, voglio dire, come occhi. È meglio che facciamo un po' in fretta, altrimenti arriviamo in montagna che è già notte. Il facile impressionismo di queste rinomate ed inutili escursioni lagunari. Che cialtrone. Ma chi è questo sciagurato? Un certo Luigi Testa. Gli ho anche parlato, visto che ero così polemico contro di me. Speravo chissà che cosa. E invece un povero figliolo confuso, con le mani sudate. Ah sì? Senti come il povero figliolo descrive te. Paolo Partibon, questo decrepito, è già da tempo inventariato sostegno della pittura veneta. Ma è naturale, Vittoria. I ragazzi non hanno pietà. E per questo mi piacerebbe tanto parlare con loro. E invece, ecco, prendete per esempio mio figlio Giorgio. Chi riesce a parlargli mai? A proposito di Giorgio, ha un progetto di un viaggio in Germania. Ah sì, in autunno. Ma lì troverà già inverno. Della nostra famiglia praticamente nessuno è stato nel nord Europa in inverno. Hai sentito? Marco Partibone praticamente nessuno. 2 anni accademici è passato con te in Germania e adesso probabilmente sarà là di nuovo dopo tanto tempo. Dunque, Bianchina cara, ripetimi bene tutto quello che hai pensato. Io ho pensato che il nostro zio perduto 20 anni fa, Marco Partibon, era molto amico del mio papà e ci devono essere delle lettere. E tu, bambina, hai promesso? Promesso, Elena. Troverò le lettere. Giorgio è già a Corniano. Ci andava in macchina con Enrico Fassola. Noi li raggiungiamo in treno. Andate sempre tutti via. Starete da quello stramboide di vostro cuginotto? No, ne abiteremo dei Fassola. Ci saranno anche i figli, i ragazzi Fassola. Certo. Il maggiore dei due, Enrico, mi ha dato un po' l'impressione del nevropatico. Ma forse è perché Elena qua lo sta facendo diventare matto. Il più giovane, invece, Massimo, è un ragazzo esemplare. Si è comportato proprio da valoroso nel cielo d'Africa, di Spagna.
Ci starà aspettando Massimo Fassolo. Eroico giovane. Elna, Giuliano, urrà! Massimo! Bravi. Come va? Bene. Venite, là c'è il mio laboratorio. Poi ve lo farò visitare. Intanto... No, passiamo di qua, si fa prima. Vieni. Di qua. E Giorgio, il mio fratello Enrico. Li avete persi per strada? Credevamo di trovarli già qui, venivano in macchina. Intanto ci siete più voi. Bene, bravi. Ah, prima di andare su nelle vostre stanze, consiglio di bere un goccio di vino. Il mio nettare. Starete comodi di sopra. Grand chic. Certe vasche da bagno che non finiscono mai. Ho organizzato tutto io. Bello qui, vero? Sai, Giuliano, c'è del vino meraviglioso quest'anno. E ce n'è una quantità semplicemente incredibile. Anche perché del vino mi occupo io personalmente. Questo è uno dei miei rifugi. Poi ho anche il laboratorio fuori. Sai, io ho la mente scientifica. Bene. Spero che vi fermerete qui tanto tempo. Mi siete simpatici. È brava Elena, eh? Senti, ma riesci a venirci spesso qui nel tuo regno? Beh, non quanto vorrei. Adesso ho una licenza. Questione di settimane e sarò promosso capitano. Trasferito a Verona con l'Audi. Senti, Massimo, io credo che andrò un attimo da nostro cugino Oda a vedere se Giorgio e Enrico sono già arrivati. Sì, certo. Questa sera mi occupo io di prepararvi una cena con tutte le regole. 8 piatti, 8 vini. Sai, sarò il più giovane capitano di aviazione del regno. Te l'avevano già detto. Io me ne fischio, ma a mio padre e a mio zio Ermete la cosa fa un piacere da morire. Come anche il fatto del medaglio. Io ho 4 medaglie al valore. Anche tu dovresti averne qualcuna, no? Non hai fatto la campagna d'Africa? Un po' che roba. Beh, io ho fatto anche la Spagna. Sai, c'è mio zio Ermete che a Roma è un importantissimo generale. Sicché vorrebbe che io mi trasferissi lì. Per crearmi contatti, dice. Ammiragli, ambasciatori, tutto quel genere di cose, sai. Vanno e vengono da casa sua dalla mattina alla sera. Ma io sto bene qui, a Corniano. A proposito di guerra, ma che impressione provi tu, Massimo, di fronte al fatto di essere obbligato ad uccidere? Eh? Uccidere? Uccidere chi? Io non uccido proprio nessuno, sai. Io sono sulle... non si vede niente. Qui a Corniano mi piace tutto. Il mangiare, la gente, gli odori. In città le donne saranno anche ben messe se vuoi, ma non c'è paragone con quelle di qui. Adesso ho una splendida ragazza, Caterina Visnadello, bella da morire. Dopo andiamo a cercarla e te la faccio vedere. Sono sicuro che è in cucina e non ha il coraggio di farsi vedere sentendo che ospiti. No, io sono qui. Caterina! Non è che non ho coraggio. Cosa c'entra il coraggio? È che aspettavo di venire chiamata perché le sgualdrine possono presentarsi se non quando sono richieste. Caterina, smettila di metterti a spiare! Proprio così mi ho chiamato, sa, signorino Giuliano? Invece di Maria Caterina, Maria Sgualdrina. Caterina, finiscila! E lei, signorino Giuliano, naturalmente sa cosa c'è sotto, no. Eh? No, cara, non saprei. Perché la Maria è dalle monache e non è ancora tornata. Ma da un momento all'altro torna, allora... Allora... Di che Maria parla? Di Maria, la vostra cugina, la figlia di Odo Partibon. Il suo grande amore. Quella è la Maria Santina. La Maria Madonnina. Senti, Massimo, sarà meglio che io vada a cercare Elena, sai? Se si perde a parlare con Odo, non vorrei... Sì, certo. Vai e torni con Elena. E mangiamo subito, eh? Ci vediamo dopo? Sì, certo. Ciao, eh? Ciao. Caterina! Caterina. Se tu mi obbedissi... Elena, ma non eri andata a casa di Odo? Sono fermata un po' qui. Mi sono venute in mente cose dei tempi quando venivamo qua da bambini. Cose, amici, di quei tempi lì. Ma tu tremi. Come se ti svegliassi da un sogno che ti ha messo paura. Che c'è? Che c'è adesso, sorellina, che ti ha messo tanta paura? Oh, non è per gente come me, come Giorgio, che paura, figurati. Noi. E per chi allora? A chi hai pensato? Amici di quei tempi. Amici coi quali per anni non ci si è più visti, più neanche guardati in faccia. Il palazzetto di Odio è su di là, vedi?
avevo visto il semaforo. Guidi troppo in fretta, hai sbadato. E ti ho detto che vorrei arrivare in montagna prima che sia notte. Dove siamo? In un paese che si chiama Corniano. Non avrei mai creduto che un paesino insignificante come Corniano avesse un semaforo. Ma Giorgio si è venuto solo, non c'è Enrico? Enrico ha una crisi di isterismo gerarchico. È tornato a Roma da sua zia Armetti. Ah, tieni, mi ha dato questa lettera per te. Restate a cena qui, vero? Polli magnifici, grazie. No, grazie. Massimo Fassola ci sta già preparando una cena enorme. Ah. E c'è Maria? Sì, forse torna stasera. Ha finito l'anno in collegio. Monache. Non la mando più, però. E così andate a cena dal capitano Fassola. Non gli avrete mica detto che venivate da noi, vero? Siamo nella lista nera. Hanno in mano tutto loro ormai. Alla villa Fassola ho visto la Caterina. È diventata una gran bella ragazza. Stasera vedrai mia figlia Maria che bellezza è diventata. I Fassola hanno proprio in mano tutto. Ma si può sapere cosa stai leggendo? Sono lettere di Marco Partibon che loro ci hanno conservato qui. Siamo a Corniano per questo. Si può vederne qualcuna di queste lettere? È inutile che le mie sorelle continuino i loro tentativi di quella che loro chiamano riconciliazione. Io non entrerò neppure in discorso. Ogni rapporto fra due persone è qualcosa di unico, con regole che valgono per quel solo caso. Questo vale anche per il rapporto fra lei e me. Ma chi sarebbe questa lei? La madre, è vostra nonna. Buona quella. Pace all'anima, sua madre lo chiamava cane. Quando Marco veniva a Corniano da ragazzo, per cosa veniva? Per fuggir via da sua madre, giuro. Io l'ho vista morire. Prima che morisse le ho parlato di lui e mi ha sorriso. Cosa ne sapete voi qui a Corniano? Noi a Corniano sappiamo tutto. Sì, ma tutte quelle cose che si dicevano di Marco, i suoi legami con certi Blumenfeld, ebrei austriaci, no? E c'è stata una storia grossa, uno scandalo. Non è così, Margherita? Bambino mio, io non direi scandalo. Direi piuttosto sciagura. Grande. Sciagura grande è quella dei Blumenfeld. Non domandarmi altro che mi viene ancora da piangere. È sicuro che Marco era legato con loro. Stavano tutti alla Pozzana. Dov'è la Pozzana? 3-4 chilometri da dove stanno i Fassola. La villa antica, stupenda. Tutta in rovina. E a chi appartiene adesso? Sarebbe dei Fassola, come tutto quanto qua intorno, se non fosse che è andata quasi distrutta. Artiglieria, 1916. Ma la figlia di Marco, Manuela, si sa dove sia? No, naturalmente non si sa. Non sanno neanche dove sia lui. Diciamo pure la verità. Il vostro aiuto qui non ha valore pratico. Tuodo mi ha compilato qui una serie di indirizzi di Marco, splendidamente scritti in due inchiostri. E il più recente avrà 15 anni. Vi abbiamo mostrato tutto. Cosa vuoi di più, Giorgio mio? Giorgio ha ragione, non c'è niente in quelle carte che possa aiutare a trovarli. Ma a noi altri ci è bastato che siate venuti qui a parlare di lui. È una canzone di guerra. Ma la cantano come se fosse una canzone d'amore. In fondo è la stessa cosa. Lascia che cantino. Io non so mica, sai, quando faremo ancora una cena così. Mai più. Ho idea che questa qui è l'ultima estate. Col fazzoletto in mano, mi saluto.
stata bella, Caterina. Non mi ero mica mai proprio accorto di come sei diventata bella. Io cambio faccia secondo chi mi guarda. E mi piace come mi guardi tu. Osteria. La gente a bere e da mangiare d'un buon letto per riposare. La gente da bere e da mangiare d'un buon letto per riposare. E dopo aver mangiato, mangiate ben bevuto e ben bevuto. Che fai lì imbambolato? Lo vedi che è arrivato a mangiare? Vamo da lei, va. Maria! Maria, quando sei arrivata? Poco fa, sono venuta qui su. Brava, Maria. Maria, adesso sei qui, qui con me. E non te ne vai, vero Maria? Non te ne vai. Aspetta, ti vado a prendere da bere, eh? Tu non ti muovi, aspetta. Maria, sì, io sono Elena. Ah, sei Elena? C'è anche Giuliano, vedi? E anche Giorgio. Siamo anche Corniani. Sai, ora che la nostra casa di Venezia è in vendita, verremo stare che Corniani. Lo so. Io e te siamo cugini. Sì. Sei molto bella, Maria. Capisco Massimo. Spero che parleremo un pochino insieme io e te. Lo spero anch'io. Vieni. Giorgio, guarda chi c'è. Ciao, Caterina. Ciao. Senti, io credo che andrò su a dormire, sai? Io no. Io non ho fatto ancora nessun progetto sul dove andrò a dormire. Più tardi, stanotte voglio fare una passeggiata sulle colline. Io conosco molto bene le colline. Ah, sì? E se vuoi ti faccio anche vedere la Pozzana. Sì. Sì, ma non stasera. Domani metti. Sì, domani metti. Più tardi, vengo a darti la buonanotte. Stai leggendo la prosa d'Enrico. Parla anche di te. Sentiamo. Non voglio né posso occuparmi delle folli ragioni per cui Giorgio verrà in Germania con me, ossia per cercare quel suo zio Marco. Un fallito senza patria, dimenticato, screditato. Elena, negli ultimi tempi mi sono chiesto con crescente insistenza se vi sia qualcosa di irrimediabilmente sbagliato nei nostri rapporti. Basta, Elena. Certo che tutto sbagliato nei vostri rapporti. Mi irrita vederti qui. E mi irrita l'amore d'Enrico per te. E tu magari finirai per sposarlo. Diventerai parte delle loro proprietà. Un oggetto. L'ultimo oggetto grazioso, decorativo. Salvato dal collasso dei partiti. E io fra qualche giorno andrò a Roma e vi farò aiutare dal potente zio Ermete per ottenere visti, permessi, massa di cose che le tirannie chiedono per muoversi da un punto all'altro dell'Europa. Ma chi ti ha detto che io sposerò Enrico? Non sai quanto assurda sia adesso questa idea. E adesso lasciami riposare. Da qualche mese in qua io penso sempre a te, Maria. Ti piace il mio laboratorio? Ti piace? Io ci passo delle ore. Pensando sempre a te. Tu non sai né bere né piacere. Per questo sono come matto per te. Come matto, Maria. L'unico svantaggio di questo posto è che ci sono le zanzare. Aspetta, aspetta.
E una. E due. Sei impazzire d'amore. Perché? Perché? E che occhi hai? Che pelle. Tu sei l'unica donna per me. L'unica donna. E la Caterina? E tutte quante le altre? Tu sei l'unica donna. E lo sai? No, non ancora. E quando allora? Non lo so, ho paura. Io poi ti sposo. Che maraviglia. E parlo con mio padre. È una cosa seria, Maria. È una cosa molto seria. Allora, cosa sai? Dimmi. È qui, su questa scala, che Marco Partibon e sua madre si sono detti addio per l'ultima volta. Così ho sempre sentito dire da mio padre e da Odo. Ma qui è tutto in rovina. Prima le bombe, poi l'abbandono. Lì c'era la stalla una volta, sopra il fienile e la casa del contadino là. Non doveva essere male qui. Che anno era? E quando? Come quando? Quando è successo che si sono lasciati, no? Non so, poco prima della guerra. Allora saranno sicuramente più di 25 anni fa. Certo, anni prima che io e te nascessimo. Vedi, c'erano questi Blumenfeld che avevano comprato la Pozzana insieme a Marco. C'erano due ragazze Blumenfeld e la maggiore delle due, non ricordo bene come si chiamava, proprio qui alla Pozzana è impazzita e ha ucciso suo marito. Che c'entra questo con mia nonna? La tua nonna allora viene qua e davanti alla Pozzana dice a Marco: devi scegliere, o loro o noi. O la Pozzana o Venezia. Così disse mia nonna. I Blumenfeld erano austriaci e ormai c'era un gran movimento per far la guerra contro l'Austria. Ma zio Marco cosa disse? Naturalmente è rimasto qua. E a sua madre ha detto soltanto addio mamma. E poi non si sono più visti? Non si sono più visti. E poi? E poi c'è stata la guerra, no? E la Pozzana è andata distrutta proprio sotto i colpi dell'artiglieria austriaca. Non vedi? Dovevano sparare da sopra le montagne fino a qua. Ci sarà stato un comando lassù. E ti dicevo che poi, quando è finita la guerra, sì, insomma, quando con la pace sono tornati tutti, allora tuo zio Marco e la Louise, che sarebbe la più giovane delle due ragazze Blumenfeld, si sono ritrovati proprio qua, fra le rovine. Come se si fossero dati appuntamento. E sono partiti insieme. In giro per il mondo. Così dicono che sia nata la figlia, Manuela. Marco, Manuela, capisci adesso perché io devo ritrovarli e scoprire dove sono? Vedi, io ti dico tutto quello che so. Ma poi anche Odo e il papà mio non sanno più niente neanche loro. Marco partiva sempre. Lui ha sempre scelto l'esilio. Ma allora andarsene dall'Italia era più facile. E poi adesso, chissà se andarsene sarebbe la cosa più giusta.
anche se si potesse. Tutto a posto? Prova a mettere in moto. Va bene, grazie. Scusa, t'ho svegliata? No, no. Ho fatto il più piano possibile. No, ero già sveglia da una decina di minuti. Mi fai venire su un caffè latte? Certo. Ah, poi con la macchina com'è andata, con questo senso? Oh, no, non troppo. Ma sai com'è, sono macchine delicate. Sono dovuto scendere fino a Cormiano per trovare un meccanico che mi desse affidamento. Giorgio, ti imploro, non tocchiamo più certi tasti. Non dovrebbe dispiacerti che io mi interessi di certe cose. Tu vieni a me chiedendomi di sollevare una pietra e di parlarti di un passato ormai lontanissimo che, malgrado tutto, è rimasto intimamente presente in me. Io volevo soltanto un suo indirizzo recente, preciso. Intimamente presente in me. E voi giovani non dovete credere che io mi sia schierato coi denigratori, con gli accusatori di Marco Partibò. Io ho taciuto, sì signori, io ho taciuto e taccio. Non interrompere il mio silenzio. Giorgio, come fratelli eravamo io e Marco. Era un pezzo d'uomo pieno di talento. Mai combinato niente. Abbiamo tenuto vie diverse. Vie politiche, vuoi dire? Sì, signore, anche questo, sì, signore. Non ti arrabbiare, ti ho solo chiesto un indirizzo. Ma se ti ha detto che non ne ho... Non ne ho! E avevamo racimolato qualcuno attraverso gli anni perché mia moglie e tua zia Ersilia erano sempre là a voler far ricerche, ricerche. Credevo di averli scritti qui, su un bigliettino. E invece non c'è niente, forse l'abbiamo buttato via. Finito, non c'è. Non esiste più. Giorgio! Oh, Bianchina, dov'eri? Lettere, non ce ne sono più. C'erano, ti giuro, erano là dentro. Ho trovato solo questo, ma non si capisce niente. Fräulein Manuela Blumenfeld, Partibò. La figlia. VLN vuol dire Berlino. Ma questo qua è un indirizzo recentissimo, mesi fa. Ma sei un genio di strategia, Bianchina. Indirizzo essenziale, chiave per trovare Marco. Ti voglio bene, Giorgio. Mi pareva di aver riconosciuto la voce di un Partibò. Giorgio, scommetto che sei venuto a salutarmi. So che parti per Roma stasera. Enrico è già là e ti aspetta. Vieni, vieni. Beh sì, a quanto pare sarò a Roma domani sera. Posso offrirti qualcosa? Grazie, non vorrei disturbare. Una tazza di tè, mi fai compagnia? D'accordo. Sei stato tanto con i miei ragazzi, adesso sei qui da un minuto e già vuoi scapparmi via. Senti, Giorgio, mi sbaglio o fra tua sorella Elena e il mio Enrico è successo qualcosa? Un malinteso, spero. Mio marito non capisce bene tutta la faccenda, ma io vi vedo poco ma vi seguo. Oh, vi seguo. Con voi Partibò si ha sempre l'impressione che il successo non vi riguardi. E questa è una forma di saggezza oggi, in un'epoca tanto confusa e con quest'inferno che sta per arrivare. La guerra del 15 è stata una cosa diversa, ma questa che stanno preparando adesso. Giorgio, tu non sai quanta tenerezza mi faccia averti qua. E sono tanto contenta che tu faccia questo viaggio in Germania con il mio Enrico e che siate là insieme a studiare. Beh, signora, io veramente vado in Germania per un altro motivo. Cercare informazioni di una persona. Anzi, spero proprio di trovarla.
Questa persona è il fratello di mio padre, Marco Partibò. Tuo zio Marco ed io siamo stati molto amici. Ma è curioso sentirne parlare da te. In ogni modo non sarò io a meravigliarmi se qualcuno vuole ritrovare una persona che mi è stata tanto cara. E tu ti sei messo in testa di ritrovarlo, eh? Un po' in segreto, spero. Capirei anche che questo tuo progetto mettesse un po' di paura a qualcuno. Paura di che cosa? Probabilmente non di quello che intendi tu. Ma come posso spiegarmi? Direi paura dei sentimenti. Tu vuoi riportarlo in scena dopo tanto tempo. Forzare la gente ad impegnarsi. Lei quando l'ha visto l'ultima volta? Molto tempo fa, nel 19. Poi non ne ho saputo più niente. Giorgio, caro. Tu adesso penserai che io abbia come tradito. Ma devi imparare che i ricordi possono rimanere vivi senza il desiderio di rivedere le persone che ne sono al centro. E come pensi di ritrovarlo? Io purtroppo ho soltanto l'indirizzo. Per essere precisi, è l'indirizzo della figlia Manuela. Ah, come si fa a chiamare la figlia? Usa il cognome della madre, che era una Blumenfeld, o il vostro? Tutti e due, pare. A proposito del cognome Blumenfeld, voi lo vedete spesso, Bolchi? Già. Quando eravamo piccoli si faceva chiamare Enzo Bolchi Blumenfeld. È logico. Era imparentato con un figlio adottivo del vecchio Blumenfeld. Ora, naturalmente, l'ha lasciato cadere, per viltà. Quel nome avrebbe potuto sporcarlo. Giorgio, caro, tu adesso penserai che io mi occupo dei fatti tuoi, che cerco di darvi dei consigli. Mentre Dio sa che dare dei consigli del genere a un Partibò è quanto di più inutile ci sia. Ma se credi che gente come Bolchio Connestabile non possano darvi dei fastidi seri, ti sbagli. Già, tra l'altro sono nel giro di suo cognato, l'eccellenza. Ma è questo, vero? A proposito, com'è Ermete? È anche peggio degli altri fassoni? È molto peggio, come tu dici. Ma cosa vuoi che ti dica? È molto più giovane di mio marito. È indubbiamente un uomo di un certo fascino. Ma giudicherete voi quando vi riceverà a Roma. Ora mi scuso, ma devo andare. Oh, Giorgio, rimani ancora un pochino. Mi dispiace, devo prenotare il posto in treno. Lo portiamo noi in gondola, mamma. La mia Dora. Ma ci conosciamo. E Valentina Connestabile. Pure. I giovani oggi si conoscono tutti. Buona fortuna, Giorgio. Perché, Giorgio, vuoi andare in Germania? A me la Germania fa l'impressione che si sia anche peggio di qua. Lì sono sempre tutti in uniforme. Perché non vai in Inghilterra, invece? O in Svizzera? È così pulita la Svizzera. Guarda, qui c'è un vagon lì vuoto. Ora che hai il biglietto e tutto, facciamo finta che partiamo subito, anche noi con te. Ecco, Giorgio, si rimane qui addirittura e si lascia che questo vagone ci porti dove vuole. Parigi, Calais, Varsavia, poi fino al Mare del Nord, le paludi di Pinsk. E ora sai che facciamo? Ora, Giorgio, qui lo svestiamo e lo mettiamo a letto. Ti gira la testa? Sta salendo uno coi baffi in uniforme. Qui finiamo tutti in galera. Si potrebbe sapere cosa loro signori fanno qui? Che fate qui? Chi siete? Il signore è figlio del pittore Partibon. La signorina è la nipote di Sua Eccellenza Fassola. E voi siete uno scarafaggio in uniforme. Scendete, sparite, poi vi raggiungo. Un momento, al tempo. Cosa vuol fare queste bambine? Ammanettarle, forse? Che cosa voglio fare? Chi siete voi? Avete dei documenti? E quali documenti avete? Credo che in ogni modo sia meglio mi seguiate al commissariato di pubblica sicurezza. Naturalmente lei ha capito chi è una di queste due signorine. La prima cosa da fare, quindi, sarebbe di telefonare al padre, che è il fratello di Sua Eccellenza Fassola, Ermete Fassola. Se non vuole addirittura che telefoniamo a Roma, Sua Eccellenza stessa, ma... Ma allora perché la signorina mi ha detto quella brutta cosa? È forse pazza la signorina? Non parlava lei come persona. Marsh, correte via voi tre. Thank you.
avete fatto usare il nome dei Fassola come un talismano. È già la seconda volta che faccio questo nome. E non per salvare me stesso, ma per umiliare gli altri, loro, i servi. È un'azione stupida e miserabile. Vedi cosa mi hai combinato, Valentina? Vedi cosa mi fai fare? Ecco, Dora, mi sta succedendo qualcosa. Mi sento persa. Tu non sapevi, vero? Non sapevi che Valentina è così? Cosa vuoi che ne sappia io di voi altri? Tutta quella gente, come gli amici di suo fratello, Enzo Bolchi e mio zio Ermete, e tutti quelli là, lei li vede come degli scarafaggi. Lei voleva bene solo a suo padre, che adesso è morto. E sicché le pare di essere rimasta sola al mondo con gli scarafaggi? Valentina. Valentina. Vieni qui. Tu parti. È impossibile mettersi a volere bene a te, che stasera parti per Roma. Oh, ciao. Giorgio, parti di nuovo. Oh, peccato, sei sempre via. Non abbiamo mai tempo di parlare. E quando torni? Starò a Roma un giorno o due. Poi appena tornato, se avrò tutti i documenti necessari, riparto di nuovo. Ah, per la Germania, mi pare che la mamma dicesse, sì. E lì che vai a fare? A studiare, no? Bene, bene. Poi, quando torni, la mamma e io saremo stabiliti a Corniano. Autunno, bellissimi colori. E vedrai che anche per te troveremo la sistemazione giusta. Quando torni, tutto sarà a posto. Tutto sarà a posto, sì, papà. Fai buon viaggio. Grazie. Sei stato rifassolo un'eternità. Che cosa hai fatto? La Fausta ti ha detto niente di interessante. È stata l'amante di Murphy in gioventù, questo è chiaro. Nessuno di noi conosceva né lei, né Dora, la figlia, né l'amica, la piccola Valentina Connestabile. Noi stiamo a perdere tempo con i fratelli invece di dedicarci alla parte migliore di quelle famiglie. Come sono Dora e Valentina? Belline anche? Sono sole al mondo. Non hai idea, telefono a te, mi dicono che partivi stasera, son corsa. Stavo per portartelo, è pazzo perché vuol vederti. Ma chi? No, lo sai cos'è? È che tu di me ti dimentichi. In ogni modo stai attento quando sei a Roma. Mio padre dice che è pericolosissimo adesso a Roma parlare. Stanno dando una stretta ai freni. Cosa stavi dicendo, Elena? Chi è pazzo di vederla? Ruggero, che discorsi. Dice che sarà presto richiamato alle armi. Stammi attento un momento, Matilda. Io e Ruggero non ci vedremo più, hai capito? Ti sono entrate in testa queste mie parole. Più. Giorgio mio, allora ti lascio qua con Elena. Ciao. Ciao. Fai buon viaggio. Sì, ora ho visto Ruggero. Sono rimasta con lui a casa sua, come una moglie. Hai detto a Matilda che non vi rivedrete mai più. Io sono capace di questo. Lui non so. È un uomo adesso, ma tu sai, è meno forte di noi. Quando penso a Ruggero, provo un senso di paura per lui. Me ne sono andata che era quasi mattina. Dormiva. Gli ho rimboccato le coperte. Guarda Giorgio che sta per partire, è meglio che sai. Thank you.
Il maggiore dei due, Enrico, mi ha dato un po' l'impressione del nevropatico. Ma forse è perché Elena qua lo sta facendo diventare matto. Il più giovane, invece, Massimo, è un ragazzo esemplare. Si è comportato proprio da valoroso nel cielo d'Africa, di Spagna. Ci starà aspettando Massimo Fassone. Eroico giovane. Elena, Giuliano, urrà! Massimo! Bravi. Come va? Bene. Venite, là c'è il mio laboratorio. Poi ve lo farò visitare. Intanto... No, passiamo di qua, si fa prima. Vieni. Di qua. Giorgio, il mio fratello Enrico. Li avete persi per strada? Credevamo di trovarli qui, venivano in macchina. Intanto ci siete più voi. Bene, bravi. Prima di andare su nelle vostre stanze, consiglio di bere un goccio di vino. Il mio nettare. Starete comodi di sopra. Grand chic. Certe vasche da bagno che non finiscono mai. Ho organizzato tutto io. Bello qui, vero? Sai, Giuliano, c'è del vino meraviglioso quest'anno. E ce n'è una quantità semplicemente incredibile. Anche perché del vino mi occupo io personalmente. Questo è uno dei miei rifugi. Poi ho anche il laboratorio fuori. Sai, io ho la mente scientifica. Bene, spero che vi fermerete qui tanto tempo. Mi siete simpatici. È brava Elena, eh? Senti, ma riesci a venirci spesso qui nel tuo regno? Beh, non quanto vorrei. Adesso ho una licenza. Questione di settimane... Sarò promosso capitano. Trasferito a Verona con l'Audi. Senti, Massimo, io credo che andrò un attimo dal nostro cugino Oda a vedere se Giorgio e Enrico sono già arrivati. Sì, certo. Questa sera mi occupo io di prepararvi una cena con tutte le regole. 8 piatti, 8 vini. Sai, sarò il più giovane capitano di aviazione del regno. Te l'avevano già detto. Io me ne fischio, ma a mio padre e a mio zio Ermete la cosa fa un piacere da morire. Come anche il fatto del medaglio. Io ho 4 medaglie al valore. Anche tu dovresti averne qualcuna, no? Non hai fatto la campagna d'Africa? Un po' che roba. Beh, io ho fatto anche la Spagna. Sai, c'è mio zio Ermete che a Roma è un importantissimo generale. Sicché vorrebbe che io mi trasferissi lì. Per crearmi contatti, dice. Ammiragli, ambasciatori, tutto quel genere di cose, sai. Vanno e vengono da casa sua dalla mattina alla sera. Ma io sto bene qui, a Corniano. A proposito di guerra, ma che impressione provi tu, Massimo, di fronte al fatto di essere obbligato ad uccidere? Eh? Uccidere? Uccidere chi? Io non uccido proprio nessuno, sai. Io sono sulle... non si vede niente. Qui a Corniano mi piace tutto. Il mangiare, la gente, gli odori. In città le donne saranno anche ben messe, se vuoi. Ma non c'è paragone con quelle di qui. Adesso ho una splendida ragazza. Caterina Visnadello. Bella da morire. Dopo andiamo a cercarla e te la faccio vedere. Sono sicuro che è in cucina e non ha il coraggio di farsi vedere sentendo che ospiti. No, io sono qui. Caterina! Non è che non ho coraggio. Cosa c'entra il coraggio? È che aspettavo di venire chiamata perché le sgualdrine non possono presentarsi se non quando sono richieste. Caterina, smettila di metterti a spiare! Proprio così mi ho chiamata, sa, signorino Giuliano? Invece di Maria Caterina... Maria Sgualdrina! Caterina, finiscila! E lei, signorino Giuliano, naturalmente sa cosa c'è sotto, no. Eh? No, cara, non saprei. Perché la Maria è dalle Monache e non è ancora tornata. Ma da un momento all'altro torna, allora... allora... Di che Maria parla? Di Maria, la vostra cugina, la figlia di Odo Partibon. Il suo grande amore. Quella è la Maria Santina. La Maria Madonnina. Lo senti, Massimo, sarà meglio che io vada a cercare Elena, sai? Se si perde a parlare con Odo, non vorrei... Sì, certo, vai e torni con Elena. E mangiamo subito, eh? Ci vediamo dopo? Sì, certo. Ciao, eh? Ciao. Caterina. Se tu mi obbedissi. Elena, ma non eri andata a casa di Odo? Sono fermata un po' qui. Mi sono venute in mente cose dei tempi quando venivamo qua da bambini. Cose, amici, di quei tempi lì. Ma tu tremi. Come se ti svegliassi da un sogno che ti ha messo paura. Che c'è?
Che c'è adesso, sorellina? Che ti ha messo tanta paura? Oh, non è per gente come me, come Giorgio, che paura, figurati. Noi. E per chi allora? A chi hai pensato? Amici di quei tempi. Amici coi quali per anni non ci si è più visti. C'è l'avvocato Fassola? Si accomodi, chi deve annunciare? No, non gli stia di nulla, vengo già io direttamente. Scusi, ma io ho disposizione. Vedi, sono già arrivato. Hanno paura, Augusto, che la gente entra di colpo e ti scopra che stai combinando pasticci. Paolo, siediti. No, nessuna fabbrica di monete false qui dentro. Beh, dimmi allora. Beh, ecco, io ti avrei lasciato ancora in pace. Sì, dico ancora in pace perché più il tempo passa più ci si accorge del vuoto che la morte di tua madre ha lasciato in tutti noi. E se lo ha lasciato in noi, figuriamoci in voi, in te. Lascia che ti veda, Augusto. Stai diventando di una bruttezza incredibile. Hai dei toni terrei. È triste. Ogni volta che vieni qui io devo rinunciare al piacere di una tua gradevolissima conversazione per parlarti d'affari. Ah, già. Beh, che c'è? M'hai mandato Tullio? È che... Marco ha scritto. Ah, che vuole Marco? È vissuto per tanto tempo nella nebbia? Nella nebbia, sì, ammettiamolo pure lui, ma nella nebbia un po' anche voi, eh? E che ti dice Marco? Non una, due lettere. Sì, una durante la malattia e una dopo la morte di vostra madre. Io non riesco a immaginare da chi sia stato informato, ma fatto sta che fa precise allusioni a questioni di spartizione di beni. Augusto, non renditi ridicolo. Marco non se lo sogna nemmeno di pensare all'eredità. Ma io ti mostro le lettere, leggi. No, le lettere non desidero vederle. Capisci, vedrei la scrittura di Marco per la prima volta dopo 20 anni. E cosa posso dirti? Questo nel tuo studio non mi sembra l'atmosfera giusta per un avvenimento del genere. Siete tutti degli incoscienti. Non ti seguo. Non capisco il tuo modo di ragionare. Io non vedo come tu possa essere in grado di conoscere il mio pensiero su Marco. Può darsi benissimo che ci siano dei fatti nuovi che io non conosco. Sai che più ti considero Augusto, e anche tuo fratello Ermeto del resto, per quel che lo conosco, e più mi sembrate completamente folli. E ci pensavo sere fa, prima di dormire. Devo averne parlato anche con Vittoria. Ma cosa fate a questo mondo? Cosa volete? Comunque, le lettere di Marco mi hanno costretto a fare il punto, sì, il punto economico, patrimoniale, sulla vostra situazione. Si chiamala come ti pare, io dico vostra situazione, che tu ti sei sempre rifiutato di analizzare. Ora invece devi, perché vedi, va bene l'arte, la pittura, noi ti ammiriamo tutti, Paolo, ma te lo dico in due parole, siete in rovina. Questa è la vostra situazione. Ecco, ho qui dei sigari ottimi. Quanto c'è rimasto di denaro liquido? Quanto, eh? Te lo dico subito. Ugo, puoi venire un momento da me, ho qui Paolo Partibozzi. Grazie. Ugo a tutti i conti.
Salve Paolo, come stai? Quante belle cose alla tua ultima mostra. Grazie Ugo, il male è che hanno venduto molto poco. Che Ugo, Paolo è qui per conoscere i particolari della sua situazione. Puoi fargli cifre precise? Beh, cifre. Sì, sì. Avevate case? Quella dove viveva la tua povera mamma? Beh, quella è venduta da un pezzo. Glielo stavo dicendo. Vedi, con la morte di tua madre, che si era riservata il diritto di abitazione vita natural durante, i creditori, capirai. Vediamo poi, le terre di Concordia. Beh, le terre di Concordia sono state vendute un boccone alla volta, come sai. L'ultima è stata venduta 4 anni fa, mi pare. La proprietà di Corniano. Questa è piena di ipoteche, lo so anch'io. Odo mi diceva appunto... Ah, Odo, come sta? A proposito, sono decenni. Quanto a ipoteche, la proprietà di Corniano è uno scherzo in confronto alla tua casa qui a Venezia. E quanto al liquido, visto che chiedevi... Ah, beh, liquido, niente. Sono più di 10 anni che vivete sul capitale, sulle ipoteche. 10 anni sono lunghi. Va bene. Allora, facciamo il salto finale e vendiamo la casa di Venezia con tutto quello che c'è dentro. C'è roba inestimabile, lo sai. Ma Paolo, ma cosa dici? Vuoi vendere la tua casa di Venezia? Ma no, ma piuttosto che vendiate la casa di Venezia con tutto quello che c'è dentro, ecco, vi aiuto io, di tasca mia. No, no, Paolo, non puoi. Ma col ricavato della casa e con tutto, io penso ci potrei vivere, no? E poi ormai abbiamo bisogno di poco. E poi, finalmente vorrei poter dipingere in pace per 2 o 3 anni. Solo che adesso mi farebbe comodo un po' di denaro liquido. Va bene, ma questo si può vedere, si può studiare. Quanto di liquido? Ah, ecco, forse vuoi aiutare un po' tuo fratello Marco, eh? Sì, so che si trova in difficoltà per tirare avanti. E poi adesso sua figlia è andata a stare con lui. Sua figlia? Su, Paolo, non dirmi che non sai di Emanuela. Poi, siccome il tempo vola, avrà poco meno della tua Elena, eh? Beh, figlia illegittima, madre scomparsa, capirai. A dirtelo francamente, tu lo credo o no, io ne so poco di tutta quella storia. Beh, occupatevi voi allora di questa faccenda della vendita, va bene? E curate le cose nei dettagli. Caro Augusto, curati anche tu. Sono pazzi. È da molto che mia figlia è qui? Sentito, che spavento! Perché non continui? È molto difficile. Mi fai preparare un buon caffè? Vado io a dire all'Antonietta che te lo faccia. Non mi dici niente del ritratto? Non ti pare che gli ho trovato la giusta luce? Sei contento? Ah, sì, sono contento. Non mi era sembrato che tu lo notassi. Ma quello è un quadro che lo vedrei anche se mi stesse dietro le spalle. È il tuo più bello della mamma. Anzi, direi che è il tuo più bel pezzo di pittura. Ma no. Come no, scusa? E poi la posizione, la luce. Sei contento? Nessun quadro mio ha mai avuto una posizione migliore. A proposito, Silvia, prima di venire qui da te, sono passato da Fassola. Ma dimmi un po'. Abbiamo mai saputo niente noi di una figlia di Marco? Ben inteso, Augusto Fassola non capisce niente. Comunque pare che adesso Marco questa figlia l'abbia con sé. Dovrebbe avere presso poco l'età di Elena. Che aspetto avrà, mi chiedevo, per strada venendo qui? Cercavo di immaginarmela.
Non mi meraviglierei che fosse una bellezza. Pittore, sempre pittore. Ma perché? Ecco il caffè, papà. Oh, brava. C'è dell'altro. Augusto Fassola si è messo a parlare della nostra situazione. Non abbiamo più un centesimo. Ottimo questo caffè, cara. Oh, naturalmente tu lo conosci, Fassola. Ho fatto cascare le cose molto dall'alto. Ha chiamato il buon Ugo, Ugo Leoni, perché mi dicesse le cifre. Ma, insomma, è chiaro che non abbiamo più un centesimo. Ecco. E allora io gli ho detto che vendesse la nostra casa qui a Venezia. Ma sì, venderemo tutto. Cose di valore ce ne sono tante. E anche tu, Ersilia, hai qualcosetta di tuo, no? Oh, ho capito, Paolo. Hai proprio deciso di farmi morire. Tua madre e io andremo a stare a Corniano. Ma la cosa mi preoccupa un po', perché anche lì ci sono i Fassola. Oh, è incredibile, sembra una fatalità. Dovunque vai, saltano sempre fuori i Fassola. E i Fassola si trovano sempre di fronte a un partibò. Immagino che quando dici vendere, intendi anche i piatti antichi, l'argenteria, tutto, vero? Certo. Un'altra ragione per cui non sono mai andato a Corniano è che sono convinto che aprano la posta. Eh sì, perché in un paese così piccolo le ragazze che sono impiegate all'ufficio postale non hanno nient'altro da fare che leggere le lettere della gente. Ma non è mica vero. È sempre stata una tua fissazione. Tra l'altro sono anche analfabete. Mm. All'asta, all'asta. Si vende, si liquida. Ecco Paolo, perché non lo stacchi e non corri subito a venderlo, eh? Perché? Elena, lo sai qual è la verità? No, non so qual è la verità, zia Ersilia. La verità è che tuo padre è un bastardo egoista. Paolo, per la prima volta da che siamo nati mi fai completamente spavento. Ma pensa ai nostri morti. Ne siamo qualcuno in questa città e nel mondo. Devo assolutamente riuscire a scuoterti. Capiscilo, sei un incosciente. Sei un pazzo. Com'è possibile? Niente, ero qui giù. Mia zia abita giù, lo sapevi, Ruggero? Non la vedo mai. Sono sicura che lei sa tutto di te. La zia Ersilia sa tutto sul suo vicinato e su quel genere di cose. Davvero? Ma entra. C'è quasi niente di mobile. Alessandra è ancora in montagna. Ecco, qui sarà un piccolo salotto. Piccolo, vedi? Alessandra, salotto. Ma i vostri mobili, i vecchi mobili, di casa tua? Poi il babbo tiene tutto nella vecchia casa. E noi abbiamo preso queste cose nuove. Sai perché ti chiedo? Perché il tuo babbo tiene tutto. Noi invece vendiamo. Cioè?
Vendiamo tutto, casa e mobili. Siamo rovinati e andiamo a star via da Venezia, a Corniano. Probabilmente saremo nella più stretta delle economie, per non dire nella più squallida delle miserie. Dilapidato tutto. I party boy, gente senza criterio, senza visione. Andremo a Corniano. Te lo ricorderai Corniano, no? Sei venuto a trovarci un'estate quando eravamo bambini. Te lo ricordi, no? La torre con l'orologio, la collina verde dietro, il quadrante azzurro con i numeri d'oro. Elena, ma perché mi dici tutto questo? Che significa? Significa, immagino, che abbiamo giocato carte sbagliate. O forse non avevamo carte per niente. Non ci è mai interessato di giocare, forse. Elena, ma... ma perché sei venuta qui? Non lo so. Non ne ho la più pallida idea. Ben inteso, credevo che il campanello non funzionasse. Ma sarà poi vero. Chissà cosa credevo. Io forse sposerò Enrico Fassola, sai? Davvero? L'ho sempre pensato. Sono felice per te. Ruggero. Sempre pensato. Ruggero. Sei anche più bella di una volta adesso. Eri una bimba splendida. Ma ora sei una donna. Sei anche più bella. Siamo stati malvagi, vero? Ti avevamo fatto patire, vero? Vero, Ruggero? Malvagi, dillo. Poco fa, quando t'ho vista sulle scale, mi è parso tremendo. Ecco, ho pensato, viene qui a perseguitarmi. Come se tu non avessi avuto tutto. Non avessi vinto abbastanza. Io? Ma cosa ho vinto io? Ma dimmi, Ruggero, cosa ho mai vinto io? Vorrei che ci fosse qualcosa che potessi fare per te. Non sai quanto lo vorrei. Quanto ho sempre voluto. Tante volte in questi anni ho pensato a te, sai. A noi due. Da tempo non ero così felice come adesso di vederti. Pensa che sono qui proprio per caso. Dovevo sbrigare certe faccende militari qui a Venezia. Sarei dovuto restare in montagna con Alessandro. Che cosa immagini che ti succederà quando viene la guerra? Non lo so. Senti, puoi rimanere qui ancora un po'. Ti faccio un tè se vuoi, ti do del vin dolce. Sì, posso stare. Anzi, volevo chiederti, se vuoi resto un po' con te. Posso restare se vuoi. Posso restare una notte con te. Tutti questi anni devi aver fatto di queste cose altre volte. Resto quanto vuoi, tutta la notte. Ma non uccidermi. Caro, ti dispiacerebbe mettere nella valigia quel tailleur che sta sul letto? Ho trovato che sul montagna fa molto meno freddo di quel che credevo. Ma insomma, delle tue faccende militari cosa ti ha detto? Niente di sicuro. Sì, ci sono stati dei richiami alle armi, sai com'è. Ma che fai? Guarda Venezia. Caro, vedessi com'è bella Venezia con questa luce. Che bellino. Hai ragione a metterla qui. Devo dire che questa fotografia di te bambino l'ho sempre trovata anch'io la più graziosa di tutte. Chi te l'ha fatta? Amici miei di quel periodo. Ah, i famosi party bon. Elena Party Bon era nella stessa scuola mia, ma poi è scomparsa. Nessuno l'ha più vista. Da piccola pare avesse non so cosa di male al cuore. Faceva impazzire gli altri bambini perché voleva che fossero tutti malati come lei. Piuttosto bella, ma un po' strana, no? Anche come viso, voglio dire, come occhi. È meglio che facciamo un po' in fretta, altrimenti arriviamo in montagna che è già notte. Il facile impressionismo di queste rinomate ed inutili escursioni lagunari. Che cialtrone. Ma chi è questo sciagurato? Un certo Luigi Testa. Gli ho anche parlato, visto che ero così polemico contro di me. Speravo chissà che cosa. E invece un povero figliolo confuso, con le mani sudate. Ah sì? Senti come il povero figliolo descrive te. Paolo Partibon, questo decrepito, è già da tempo inventariato sostegno della pittura veneta. Ma è naturale, Vittoria. I ragazzi non hanno pietà.
E per questo mi piacerebbe tanto parlare con loro. E invece, ecco, prendete per esempio mio figlio Giorgio. Chi riesce a parlargli mai? A proposito di Giorgio, ha un progetto di un viaggio in Germania. Ah sì, in autunno. Ma lì troverà già inverno. Della nostra famiglia praticamente nessuno è stato nel nord Europa in inverno. Hai sentito? Marco Partibone praticamente nessuno. 2 anni accademici è passato con te in Germania e adesso probabilmente sarà là di nuovo dopo tanto tempo. Dunque, Bianchina cara, ripetimi bene tutto quello che hai pensato. Io ho pensato che il nostro zio perduto 20 anni fa, Marco Partibone, era molto amico del mio papà e ci devono essere delle lettere. E tu, bambina, hai promesso? Promesso, Elena. Troverò le lettere. Giorgio è già a Corniano. Ci andava in macchina con Enrico Fassola. Noi li raggiungiamo in treno. Andate sempre tutti via. Starete da quello stramboide di vostro cuginotto? No, ne abiteremo dei Fassola. Ci saranno anche i figli, i ragazzi Fassola. Certo.